Giornata di Model Event ai campionati mondiali Master di Orienteering. Ci troviamo a Claviere, andiamo a scoprire anche questo luogo dove oggi in migliaia si sono dati da fare con carta e bussola. Model Event, fortunatamente si incontra anche qualche italiano. Com'è stata questa giornata? È stata molto piacevole, gli atleti sono stati trasportati qui da un pullman, poi abbiamo fatto una passeggiata a piedi circa 20 minuti e poi qui le addette ci hanno fornito la cartina per il Model Event. Ci siamo divertiti, molto interessante il bosco, anche abbastanza, anzi direi molto tecnico per certi versi, e anche molto difficile e faticoso perché ci sono molti sassi e quindi bisognerà stare molto attenti domani a fare le gare per chi le farà. Poi capita anche, passeggiando nel bosco, che si incontrano dei super tecnici. Giuliano Michelotti, che tipo di terreno incontriamo qui? Beh, molto interessante, come si vede, un terreno dove soprattutto bisogna guardare le curve di livello e le forme del terreno. Ecco. Quindi presumo che anche domani sia così, come c'è scritto. Bene, liguri rampanti, avete appena finito una 5 giorni, adesso subito vi siete tuffati ai VMOC. Sì, ai VMOC, che sono molto interessanti, abbiamo fatto due belle gare longhe, prima su a San Sicario e adesso qui ci stiamo esercitando senza bussola, che per noi è un avvenimento particolare, ma ci troviamo abbastanza bene, speriamo di non perderci. Meglio come organizzatori o come partecipanti? Meglio come organizzatori, sì. Partecipanti siamo un po' scarsini, ecco. Vi abbiamo così raccontato la giornata qui a Claviere. Ci aspetta un importante finale long, ma ascoltiamo prima la voce di alcuni dei protagonisti che abbiamo raccolto per voi. Milena Grifoni, dopo una fase di qualifica brillante, ora siamo in vista della finale. Ma le qualifiche sono andate benino, diciamo, sicuramente la prima qualifica è andata meglio. Fino al settimo punto ero in testa con 3 minuti di vantaggio sulla Michela Conte e poi ho sbagliato l'ottavo e alla fine sono arrivata sesta con 2 minuti e mezzo di ritardo, che comunque per me è molto buono. E ieri ero in effetti un po' stanchina, per cui era una gara decisamente più veloce rispetto alla prima qualifica e quindi ho preso ben 5 minuti, che sono effettivamente tanti, comunque son qualifiche. Le cartine erano fatte molto bene, era veramente piacevole correre nel bosco, è quello che un orientista vuole, veramente il più forte possibile. E invece domani credo che sarà più tecnica, quindi anche sempre veloce ma più tecnica, e quindi sono contenta, diciamo, è una gara che mi si addice un po' di più. Dopo la giornata intensa di Lacoste con il Model Event, Sestrier ci aspetta e ci prepariamo quindi a questa finale long dei campionati mondiali Master.